Buongiorno a tutti, sono Pamela Fragale, sono una pedagogista, mi occupo di consulenza all'interno delle strutture per la prima infanzia e di consulenza familiare. Oggi guarderemo insieme come proporre la frutta nel momento dello svezzamento. Il momento dello svezzamento è un momento molto importante per i bambini e deve essere preparato e organizzato in maniera attenta per poter far vivere al bambino e alla mamma questo momento in maniera più serena possibile. Il primo alimento a cui il bambino si rapporta è la frutta dopo il latte materno. Inizialmente la frutta viene proposta sotto forma di omogenizzato. Quando proponiamo l'omogenizzato di frutta ai bambini è molto importante stare attenti alla scelta del cucchiaino. Inizialmente possiamo proporre la frutta ai bambini con un cucchiaino di silicone in modo tale da non far male alle gengive e di mantenere un materiale molto simile al ciuccio, passando poi a cucchiaini non più di silicone ma in plastica di misura differente a seconda delle possibilità del bambino. Una volta che il bambino ha iniziato a mangiare la frutta omogenizzata, possiamo passare alla frutta fresca. Iniziamo pelando le mele. È molto importante fare questo passaggio davanti ai bambini in maniera tale che possano vedere la frutta e scoprire che quella purea di frutta in effetti è quella mela che poi verrà loro presentata più avanti quando inizieranno i primi dentini. Grattugiare la mela davanti ai bambini, è sempre meglio grattugiarla piuttosto che frullarla per diminuire la quantità di aria introdotta nel pancino del bambino e proporre la mela al bambino. Se il bambino dovesse fare dei capricci nel momento della frutta, non perdetevi d'animo e non demoralizzatevi. È molto importante la tranquillità e la serenità della mamma. Più il bambino legge nell'adulto un po' di ansia rispetto a un rifiuto della frutta, più il rapporto con il cibo diventa problematico. Ed è molto importante che il bambino riesca ad avere un rapporto diretto con questo cibo. Quindi è molto importante dare la possibilità al bambino di poter toccare la mela, di poter toccare la purea, l'omogenizzato di frutta. Questo passaggio è molto importante soprattutto in una prospettiva futura quando al bambino verranno proposte le pappe solide.